Ultima edizione di Stadio News Studio Marco Cullà. Alla fine un punto che può anche andare bene. Il primo punto del 2010 è stato conquistato ed il Palermo se l'è preso a Marassi, sfiorando anche la vittoria. Va bene così non solo perché il campo di Genova sponda Sampdoria è difficile da violare, ma anche perché la Samp è una squadra tosta e insidiosa che fino a qualche settimana fa esprimeva il miglior calcio d'Italia. Come ha detto Rossi, positiva la prestazione del rossonero, sempre pimpanti e vivaci, a cui è mancata solo la fiammata del vantaggio. Il Palermo, dopo aver trovato il gol con Cavani, si è fatto sorprendere nell'immediato dal lampo di Cassano. Forse con un briciolo di buona sorte sarebbe anche arrivata la vittoria. Super Cavani, che non solo ha segnato ma anche partecipato alla manovra difensiva, insomma è stato galattico. Troppo distratto invece Kier, Cassano l'ha ossigenato con le sue solite giocate. Sentiamo adesso il tecnico del Palermo, Delio Rossi. Dobbiamo accettare il risultato del campo, anche se la partita è stata molto bella. Due squadre hanno cercato di superarsi, i ritmi sono stati molto alti. Dispiace che avevamo fatto gol e pigliarlo nello stesso minuto non è il massimo della vita. Lì è stato secondo me bravo, furbo, scaltro Cassano. Forte no, forte è stata forse la spinta è stata forte. Però poi in secondo tempo, secondo me forse le occasioni più limpide le abbiamo avute noi. Però abbiamo giocato contro una buona squadra, accettiamo il verdetto del campo, perché ho visto una partita seria. Soddisfatto il centrocampista rosanero Fabio Oliverani. E sai, c'è sempre preoccupazione quando si ricomincia dopo una sosta. E campo difficile, venivano anche da un periodo non positivo, quindi volevano ovviamente far bene anche loro, ci sono gli avversari. Però penso che il Palermo in queste ultime partite... Poi uno può recriminare più o meno le situazioni, però è squadra. Quando uno è squadra comunque è soddisfatto dei 90 minuti, poi meno male che c'è una recriminazione per poter magari incertamente poterla chiudere la partita. Però io quando vedo la squadra che comunque lotta così, è sempre unita, sono contento. Soddisfatto il centrocampista rosanero Fabio Oliverani. Rosa già al lavoro in vista della gara di domenica al Barbera contro l'Atalanta, l'ultima del girone d'andata. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.